Parliamo immediatamente della elezione dell'RSU. Voi da sempre, insomma, contestate quelle che sono in qualche modo queste modalità anche di elezione. Che cosa pensate che sia opportuno fare? Ma noi da sempre diciamo che il vero vulnus delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie all'interno della scuola sia determinato da una mancanza di democrazia di fondo, perché nei fatti per raggiungere la maggior rappresentatività a livello nazionale ci si basa su delle elezioni che sono scuola per scuola e se non si ha un candidato nella singola scuola non si può partecipare alle elezioni. È come dire che in un'elezione politica, se non c'è un rappresentante di caseggiato, la tua lista non può essere presentata. E questo significa anche che se peraltro non puoi avere le assemblee per trovare i candidati scuola per scuola, è chiaro che un'elezione di livello nazionale non può che essere penalizzata. Per questo noi diciamo che occorrerebbero tre livelli differenziati: un'elezione per le rappresentanze scuola per scuola per la rappresentatività nelle scuole, una rappresentanza ed elezione regionale o provinciale che sia per una rappresentatività provinciale o regionale e infine un livello nazionale per la rappresentatività nazionale, perché sono elezioni di tipo differente e un conto è un'elezione come nelle politiche di livello nazionale, un conto è un'elezione come nelle politiche di livello regionale, perché anche il tipo di candidato che si sceglie sicuramente è differente. Voi come formate i vostri candidati e soprattutto quali requisiti devono avere? Dunque, il primo requisito dei nostri candidati è non essere un vicario del dirigente, quindi non appartenere allo staff del dirigente o non essere un direttore dei servizi generali amministrativi, un DSGA. Perché? Perché sia lo staff del dirigente, sia il cosiddetto segretario o DSGA, come lo si vuole chiamare, è interno a quelle che sono le linee di indirizzo della politica scolastica dettate dal dirigente, che può non incontrare il favore dei docenti o del personale ATA e che quindi naturalmente mette in contraddizione lo stesso rappresentante candidato che svolge così due funzioni che sono contraddittorie. Per questo intanto noi evitiamo di scegliere candidati che abbiano una diretta rispondenza con le cariche di cui ho parlato. Poi possono anche non essere iscritti alla nostra organizzazione, ma devono partecipare alla formazione che la nostra organizzazione provvede a fare per le candidature e poi per i rappresentanti eletti, come stiamo facendo già in questa situazione in cui i nostri candidati sono comunque stati già chiamati ad un incontro online per ricevere le prime istruzioni sul significato dell'essere una RSU. COBAS. E naturalmente la questione che ci interessa principalmente, su cui devono essere d'accordo i candidati, è quello di lottare comunque per la maggior trasparenza possibile da ottenere all'interno delle distribuzioni del fondo di istituto e quant'altro. Per quanto riguarda la trattativa sul contratto nazionale, i tempi sembrano essere abbastanza lunghi. Che cosa ne pensate? Pensiamo che come al solito si stia evitando di entrare nel merito di una contrattazione collettiva che può creare evidentemente in questo momento dei problemi, perché siamo in una fase anche di passaggio. Naturalmente il Covid e la pandemia hanno determinato delle differenze e quindi occorrerebbe entrare nel merito di un contratto. E noi diciamo che tanto per la parte normativa, ma soprattutto per la parte economica, bisognerebbe comunque entrare nel merito perché i nostri stipendi di tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola sono oramai bloccati e non sono competitivi. A proposito sempre degli stipendi, diciamo che uno dei problemi atavici del mondo della scuola italiano è sicuramente una mancanza di adeguamento agli stipendi anche europei, ma possiamo dire anche, diciamo, un turnover che arranca? Oh sì, questo naturalmente del turnover è un elemento centrale. Noi abbiamo fatto delle battaglie in passato proprio per mantenere un livello pensionistico legato ad un'anzianità di servizio vera, concreta, che metta intanto gli insegnanti
come dire, nei termini di essere ottimi insegnanti, perché dopo i 60 anni naturalmente un docente, soprattutto in una scuola dell'infanzia o in una scuola primaria, fatica a tenere dietro classi che sono peraltro sempre più numerose, e poi perché questo significa anche che si vada ad accorciare una distanza generazionale tra un docente e un discente, che ci sembra una cosa importante. Che cosa vi aspettate dalle elezioni di aprile? Beh, ci aspettiamo comunque una buona affermazione, perché è vero che in questa fase le candidature ci hanno permesso di osservare un fenomeno in atto, che è un cambiamento generazionale comunque all'interno della scuola. Anche se i pensionamenti sono stati ritardati di ben 7 anni, è vero che comunque comincia ad entrare una nuova generazione, e una vecchia generazione oramai è quasi del tutto uscita, e questo comporta dei cambiamenti nella visione della scuola che le nuove generazioni di docenti hanno, e naturalmente questo può aver creato delle differenze nella volontà o meno di presentarsi alle elezioni. Quindi questo sicuramente avrà un impatto e sarà anche indicativo. Ciò nonostante, dobbiamo dire che noi abbiamo avuto un certo numero di nuove liste di candidati RSU, quindi questo ci fa ben sperare che in ogni caso ci sia uno svecchiamento anche da un punto di vista delle rappresentanze sindacali unitarie da parte dei nuovi docenti, che però bisogna preparare in maniera differente dalla vecchia guardia, che aveva rispetto alle questioni legate ai diritti, ai propri diritti, sicuramente un'impostazione differente. Ci aspettiamo comunque che le nuove elezioni ci permettano di entrare in contatto con un maggior numero di nuovi docenti, perché ci sembra importante dedicarci alla formazione. Rispetto ai diritti sindacali, noi crediamo che questo sia il nodo centrale, in realtà, della nostra critica alle RSU, perché se non si permette neanche in campagna elettorale all'organizzazione che deve fare campagna elettorale per i propri candidati, questo significa che si sta blindando la democrazia. Perché se io non posso entrare nelle scuole, non posso chiedere un'assemblea sindacale, i nostri candidati come fanno a presentarsi, come fanno ad essere eletti? E questo è un elemento sicuramente da dover tenere molto presente per i prossimi cambiamenti legislativi.